Eccoci qua nuovamente con un nuovo appuntamento di Circus dalla location ormai famosa per quanto ci riguarda della piscina di Fiumara Guardia, la piscina della Polisportiva Messina. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a Gianilello che mi fa la compagnia in questo, questo viaggio estivo che stiamo facendo, però in compagnia di belle persone, di persone che in questo quarto d'ora, 20 minuti hanno la possibilità di raccontarci qualcosa di bello e di importante di loro. Questa sera voglio salutare innanzitutto Antonello Di Buono, ciao Antonello, un attore diciamo a 360 gradi che ha anche, come dire, delle esperienze nazionali, adesso ne parleremo naturalmente, però con Antonello c'è un'altra figura, una figura femminile che salutiamo, ovvero Sabrina Platania, con la quale, ed ecco perché Platania, scusami, con la quale c'è un progetto in corso, un qualcosa di importante che mi farebbe piacere stasera, come dire, faccio entrare un po' la discussione. Allora, partiamo intanto da Antonello come attore. Io ho detto poco fa, ci sono anche delle, come dire, esperienze di natura nazionale, importanti se vogliamo. Sì, intanto io mi presento, sono nativo di Caltanissetta, ma ormai vivo a Messina da diversi anni. Diciamo, sei siciliano. Sì, tipico siciliano. Diciamo che tutto è nato da ragazzino e avrei voluto comunque iniziare da piccolino a fare questo. Mi raccomando, poi, il microfono. Sì, ecco. Perché dico, poi alla fine, per ragioni anche familiari, non sono riuscito. E in tarda età c'è stata un'occasione con il film, sicuramente lo conoscete, Viola, la donna violentata negli anni 60, che poi da lì ho iniziato a fare una comparsa e poi sono venute fuori tante altre cose perché mi hanno chiamato anche a Forum, ho lavorato con Siani e Ficarra Picone, insomma ho fatto delle cose carine. Ma la cosa più importante, ecco perché ci tengo qui accanto a me, c'è una persona che stimo in maniera proprio incredibile e meravigliosa, perché è una bellissima persona, che è Sabrina, e che adesso parlerà, vi racconterà anche lei. Ma tu raccontaci anche del tuo legame con lei. Sì, il legame con lei è nato, intanto ci siamo conosciuti tramite un amico. Casualmente, ti ho conosciuti casualmente. Che poi è il nipote, tra l'altro, giusto? E allora da lì è nata l'idea da parte sua, da parte sua di fare un docu corto legato alla Seconda Guerra Mondiale, Messina 1943, che è la storia di due disertori che scappano dalla guerra, anche in occasione dell'80esimo dello sbarco in Sicilia degli americani. Quindi diciamo che per me è qualcosa di bello poter fare qualcosa che tu ami. Il teatro è una, diciamo, la vita non è altro, è il vero teatro della vita, è il cinema, e quindi comunque io lo vivo così. E quindi, insomma, è passione, passione. Bene, quindi l'attività teatrale che diventa anche teatrale o cinematografica, o più cinematografica? Al momento è più cinematografica perché mi stanno chiamando più per quello che riguarda il cinema. Però il teatro mi è sempre piaciuto, qualcosa l'ho fatta, ho fatto il Lupo a Gubbio di San Francesco d'Assisi. Allora facciamo un'equazione, la radio sta alla TV come il teatro sta al cinema. È un'equazione esatta. Ci possiamo accordare. Sì, equazione esatta. Io desideravo anche sentire Sabrina, la nostra adesso regista. Adesso io passo il microfono. Sabrina, come nasce la tua passione, allora, quando senti di essere pronta ad iniziare questo percorso di regista? Intanto io vi ringrazio per l'invito. Questa occasione per me è preziosa per divulgare quello che stiamo facendo. Grazie a te. È un progetto che è in itinere da 2 anni e nasce per rievocare l'80esimo anniversario dello sbarco in Sicilia degli alleati. Ma con questo abbiamo anche voluto realizzare un evento dal titolo storicamente 1943, in cui abbiamo inserito un docu corto di cui già ha parlato Antonello, ma anche degli interventi di storici, addirittura delle danze con musiche che riprendevano un po' quello che era in uso negli anni 40. Quindi abbiamo proprio realizzato un evento che poi è andato, cioè è stato, diciamo così, portato avanti in diverse città, a Messina 4 volte, il Cinema Lux, l'Università degli Studi, eccetera, poi a Caltanissetta, abbiamo, siamo andati anche al Museo dello Sbarco, a Catania, al Museo del Novecento, insomma. Beh, un lavoro siciliano, io ho fatto poco fa la battuta, ma in effetti è vero. Con un budget molto, molto ridotto, pensate che è stato girato con un iPhone 15. Quindi vedi, quando si vuole.
diciamo, gli attori non pagati si sono prestati, poi non professionisti, tranne Antonello, si sono prestati. Abbiamo realizzato questo piccolo miracolo che, diciamo, che è venuto un buon prodotto per, diciamo, quindi il livello. Il progetto, l'obiettivo? L'obiettivo era quello appunto di rievocare, di commemorare questo evento importante, perché sappiamo che in Sicilia gli angloamericani sono arrivati nel 43 e poi il loro percorso è proseguito fino a che poi insomma sono andati avanti lungo lo stivale. Quindi in realtà la guerra in Sicilia è finita prima. Quindi la domanda era interessante, sì, no. Da dove nasce questa cosa? Quando hai sentito di essere questa propensione per la regia? Allora, ecco. Raccontaci un po' di te, della tua storia. A noi piace fare parlare, sì, no? Sì, non siamo quelli che... Ti prego, dimmi 30 secondi perché la televisione... No, se no non... Allora, diciamo che dopo 15 minuti dobbiamo chiudere, ma è solo questo. Allora, mi occupo di altro perché in realtà sono laureata in biologia e attualmente mi occupo di ricerca nell'ambito di un dottorato, però da sempre ho avuto una passione per i video, ecco, per la regia, diciamo, no? L'hai sempre avuta questa passione? L'ho sempre avuta, ragazzina. Perché è un mezzo espressivo importante con il quale io riesco comunque a realizzarmi, perché comunico, trasmetto ciò che ho dentro. Si comunica sempre nell'arte, nel cinema, esatto. Nella televisione. Quindi ho questo bisogno proprio. Chi si è occupato della produzione? Diciamo che è autoprodotto. Autoprodotto, è tutto autoprodotto, dico un budget molto ridotto, però poi la qualità per quello che chiaramente sono i mezzi messi a disposizione che avevamo. Allora, domanda diciamo per entrambi, poi fate voi. Sì, attenzione al microfono, attenzione al microfono. Allora, budget ridotto, chiaramente c'è un attore che magari possiamo definire attore, gli altri un po' improvvisati. Ecco, la scelta del cast. Come la fate in questi casi? Come avviene? E allora, avviene... Perché è difficile, perché non hai l'attore, diciamo, ufficiale. Chiaramente. Allora, come nasce? Intanto si parte dalla storia. La storia è di due disertori, erano due sottufficiali e quindi chiaramente già abbiamo l'età sulla quale già partiamo. E poi sulla base di conoscenze, no? Perché la cosa che faceva anche Nanni Moretti all'inizio, erano tutti amici e conoscenti. No, intendevo dire... Per quanto riguarda quello, chiaramente... No, qui la bravura, diciamo, dell'organismo... Bisogna capire dare di questi che ruolo può coprire e che potenzialità può avere all'interno di quella storia. Dare il giusto vestito alla persona, nel senso che siccome non sono attori professionisti e quindi non sanno interpretare un ruolo come fa l'attore, dobbiamo trovare il ruolo giusto per quel tipo di persona che è il nostro amico che... come dire, partecipa a questa registrazione. Invece, Antonello, la tua passione, che di fatto diventa professione, rimane un hobby, come la vivi tu? Ma guarda, al momento rimane un hobby, perché bisogna studiare per fare l'attore. Io non ho un'esperienza tale da poter... Però mi diverto, continuo a divertirmi. E poi l'esperienza fatta con questo docu-corto, chiamiamolo così, e si chiama così, è stata meravigliosa, perché lei ci seguiva passo passo, quindi c'è stata anche l'emozione nel farlo. Io mi sono immedesimato nella parte del disertore, come anche Simone, che è stato il mio... Ecco, ti volevo chiedere, tu sei un disertore, l'altro si chiama? Simone, che è il compagno di Sabrina. Che siamo divertiti tantissimo, perché tra l'altro anche quando tu giri queste cose poi ti diverti, c'è il sorriso, c'è l'armonia, vengono fuori tante cose. Vedi, io ti invidio, perché lui può dire che ha fatto un docu corto e si è divertito. Facendo circus e non mi diverto, capito? Diverti da morire. C'è poco da fare. E invece ho saputo che tu hai anche una passione, che sono le imitazioni. Ah, sì. Spostiamoci un po', insomma, come orientamento. Magari non so se ti senti di farci una piccola imitazione. Diciamo che io so che è una passione particolare. Io mi diverto. Antonello, stai attento, va? No, perché ho capito che anche tu sei molto attento, bravo. No, allora, e lì è una cosa da ragazzino. Io magari guardavo in televisione l'attore del momento, che poteva essere tipo dall'attore al presentatore, Corrado, Alberto Sordi. Ma ce n'è uno in particolare? Ma guarda, io sono... Che tu ami particolarmente. Ma sai, perché da bambino mi metteva mio papà, diciamo, da ragazzino,
No, no, non metteva le videocassette perché all'epoca, quando ero ragazzino io ancora, le videocassette non c'erano. Però ogni volta che c'era un film di Totò, io ero messo lì davanti e sognavo, cioè, mettevo lì ed era veramente qualcosa di particolare. Stiamo parlando insomma, di ami Totò. Sì, ma per, penso che non ne nasceranno più. Beh, come un po' disse lui, per fare, voler proprio fare una cosa proprio veloce di imitazione, lui spesso diceva così: è la faccia del bicarbonato di sodio, siamo uomini o caporali per becco, è stato un piacere essere in questa trasmissione e complimenti a te. E complimenti a te. Grazie. E complimenti anche alla mia. Ma che bravo. Allora, io vabbè, era per ridere. Amavo Stanlio Ollio. Lo so, ti ho sentito poco fa. E quando facevamo delle serate a Messina, quando ancora non c'erano le radio e le televisioni, quindi ante 70 anni, e ricordo Nino Frassica, Salvatore Trimarchi, Gianni Saia, che non sono io, insomma una serie di... E mi ricordo che feci una battuta che inventai, 10 secondi, che però faceva il giro, me l'hanno raccontata, bellissima. Allora, c'è un usicco che guarda un orologio, lo guarda, lo riguarda e lo mette per terra e si tocca i capelli. C'è quello grosso, insomma, sta storia si ripete 2-3 volte. Stelio, poco hai messo l'orologio per terra, sono sbrafato, viene male. Per vedere se cammina. Ma guarda che sei bravo pure come imitatore. Sì, ma non ho più voce, quindi non le posso fare più. Invece ci ho provato, ti chiedo scusa Antonello. No, Sabrina, non ti chiediamo, a Sabrina non chiediamo di fare un'imitazione, invece a Sabrina chiediamo la domanda mia di rito, tipica. Hai un sogno nel cassetto? Ci vuoi raccontare qualcosa? E proprio per questo io passo il microfono a lei. Perfetto. Perché lei può parlare di una futura produzione che vorrebbe portare avanti. Adesso passo la palla. Allora, stavolta dico 2 minuti e alziamo il mandamento. Eccola. Allora, il sogno nel cassetto. Diciamo l'ultima produzione che vorrei mettere in atto e che a cui già stiamo lavorando riguarda un fatto storico sempre ambientato in quel periodo, realmente accaduto, di cui si è persa memoria. È un atto eroico da parte di ragazzi messinesi che hanno salvato un equipaggio tedesco. Questi tedeschi erano su un aereo e l'aereo è precipitato in mare e questi ragazzi che erano sulla spiaggia sono andati a salvarli e uno addirittura di questi ragazzi messinesi è morto per salvare i tedeschi. Bello, e di questo fatto io non voglio anticipare niente perché sennò spoilerò il discorso, però già abbiamo contattato l'ambasciata tedesca che si è resa disponibile, speriamo che questa volta che la produzione progetto. Sia più importante. Bravi. E quindi insomma ci sarà sicuramente anche ultimo flash Antonello. No, io voglio dire questo è importante e colgo l'occasione per dire questo: noi cerchiamo sponsor perché purtroppo portare avanti determinate con tutti i sacrifici possibili e immaginabili, non nasciamo nell'oro, siamo persone umili. Dico, avere un aiuto, avere anche un po' di pubblicità, per noi diventa positivo. Facciamo uno slogan. Perché le idee che ha Sabrina sono idee geniali. E quando non c'è anche la moneta, purtroppo, le idee possono essere poi messe da parte. Però è difficile. Se invece c'è un pochettino di aiuto, diventa piacevole. Chiudiamo con... Gli artisti, grazie. Chiudiamo con una battuta. Investiamo sulla cultura, sulla storia, sull'arte. E viva anche la storia che è l'identità di un popolo. Assolutamente. Che loro rappresentano. Complimenti, mi è piaciuta questa. Allora, grazie a Sabrina Padania, grazie a Antonello Di Buono, speriamo di rivederci presto, magari con altri progetti concreti già fatti. Collaborazione, ci mancherà. Grazie a Genilello, grazie alla Polisportiva che ci ospita ogni settimana con la nostra trasmissione con Circus. Appuntamento a prossimo ci vediamo alla prossima puntata. Genilello e Circus. Arrivederci. Grazie.